Floris era aitante, muscoloso, sorridente, un vero e proprio leader. Lo incontravo tutte le mattine a scuola sul pullman. Lui saliva qualche fermata dopo di me e puntualmente, dopo aver passato a rassegna tutti gli zaini delle povere vittime che come me non avevano il coraggio di reagire, dirigeva lo sguardo verso di me. Si avvicinava a pochi centimetri dalla faccia e con un tono di voce sgradevole mi gridava: «Scrofo!» E io, al sentire quel suono, quella voce che provocava in me infinite ferite, provavo anche un senso di disgusto, perché alcuni schizzi di saliva finivano sulla mia guancia. Ricordo che non appena lui rivolgeva il suo sguardo su di me e si avvicinava, le mani iniziavano a tremare, il cuore accelerava, iniziava a sudare, poi io cominciavo a toccare i miei capelli indistintamente, fino a quando non ne sentivo qualcuno altrettanto più spesso. E poi lo staccavo e lo arrotolavo tra le dita. Avrei voluto rispondergli, avrei voluto gridargli in faccia tutta la mia rabbia, ma qualcosa me lo impediva. Forse la mia paura, forse l'insicurezza, forse il mio senso di inadeguatezza. O forse semplicemente non mi amavo abbastanza. Tricotillomania, bisogno ossessivo compulsivo di strapparsi i capelli. Così aveva sentenziato lo psicologo. Un modo per difendersi dallo stress, dall'ansia, dal disagio. Avevo preso questa abitudine fin dall'asilo. Ricordo che addirittura alle scuole elementari avevo delle piazze completamente pelate e che mia madre mi aveva tagliato i capelli cortissimi per impedire che me li strappassi. Mia madre aveva un negozio di alimentari. La mia unica consolazione la trovavo nel cibo, rubando merendine, dolciumi, cibarie dal negozio, dove passavo la maggior parte del mio tempo. Se c'è una cosa che ricordo della mia infanzia è quella di essermi sempre annoiata tanto. Un giorno Floris, nel ritorno dalla scuola, mi aveva umiliato come non era mai successo. «Alzati, Scrofò! Facci una sfilata, facci vedere quanto sei bella!» Io avevo provato a far finta di niente, continuando a guardare fuori, ma lui mi aveva presa per un braccio di forza, mi aveva tirato su violentemente e per alcuni giorni mi era rimasto anche un livido. E allora, sollecitata dalle sue spinte, ho percorso qualche passo sul corridoio del pullman e poi ad un certo punto sono anche finita a terra, per quanto mi tremavano le gambe. Quando sono tornata a casa, ho detto a mia madre che non mi sentivo bene e mi sono chiusa in camera. E ho pianto per ore. E ho fatto tante palline di capelli. Poi, quando mia madre è uscita per andare al lavoro, sono andata in cucina e ho aperto la dispensa e ho preso la prima cosa che mi è capitata al filo. Non avevo fame e mi si imbocca un petto e poi un altro. Ero come in preda ad un raptus. I pezzi stivorosi mi venivano alla gola. Presi anche delle mandorle che mia madre aveva messo da parte per fare il croccante e ero vista di casa.
aver trangugiato tutto quello che mi era capitato a Tino. Sentivo un vacillo sullo stomaco. Sembrava che l'intero globo terrestre si fosse poggiato sul mio stomaco. Non sapevo cosa fare. E poi mi assalivano i sensi di colpa. Lo stomaco mi bruciava. Mi sembrava di morire. Allora mi ricordai che in un film una ragazza per procurare il vomito si era messa delle dita in gola e io feci lo stesso. Si impossessò di me. L'esofago sembrava prendere fuoco. Lo stomaco continuava a bruciare. In compenso, però, avevo tirato fuori tutto quello che avevo ingoiato. Forse così sarei riuscita a dimagrire. Forse così sarei riuscita a dimagrire, pensavo. Ma così non fu.